Donato Ronci, tecnico del Casale in Contrada per Diario Sportivo. Innanzitutto, mister, complimenti per la partita che avete fatto, avete vinto, soprattutto avete giocato quando c'era da giocare, vi siete difesi quando c'era da difendere, perché questa è una vittoria importante. Vittoria importantissima che dà morale ancora, soprattutto in previsione campionato. Siamo in una situazione ancora un po' precaria, stiamo facendo benissimo, però dobbiamo tirarci fuori il prima possibile in campionato, che è la nostra priorità. In Coppa dobbiamo continuare così, a divertirci, non fare le barricate, cercare di offrire uno spettacolo degno della situazione anche ad altre regioni e divertirci. Oggi siamo stati bravi, che non abbiamo subito mentalmente il l'ora vera nei primi 10 minuti, dove loro potevano veramente farci male. Siamo stati bravi a rimanere in piedi, a ripartire, e poi abbiamo, secondo me, fatto una partita intelligente. Abbiamo giocato, abbiamo creato le nostre palle gol, abbiamo trovato il gol. Ci siamo dovuti difendere l'ultimo quarto d'ora con tutte le forze, perché comunque tanti di noi sono in difficoltà, perché giochiamo 3 partite alla settimana da tantissimo tempo e non abbiamo un organico ambizioso. Poi il Muravera giustamente spingeva, ci sta, è fisiologico. Ci sta. E quindi niente, dai, siamo contenti, ci godiamo questa vittoria, però la testa è già al campionato. Ecco mister, da come si è presentata la squadra in campo, avevate bene le idee chiare anche su qual era l'avversario da affrontare. Chessa è un po' il regista arretrato loro e l'avete pressato. Piludu bloccato dai vostri due centrali e Corona non gli avete mai dato modo di poter sprigionare la sua velocità. In più dovevamo anche limitare Marci il più possibile, che era il costruttore di gioco della squadra. No, diciamo che ho avuto delle buonissime informazioni e quello che mi hanno detto era tutto giusto. Poi ho visto delle immagini anche in televisione, però voglio dire, abbiamo fatto una gran partita, però ripeto, non ha fatto giusto il discorso qualificazione, perché il ritorno ci aspetta una battaglia incredibile. Sicuramente non giocheremo per gestire il risultato, perché non siamo capaci, quindi dovremo fare una partita di nuovo votata all'attacco, poi chi sarà più bravo è giusto che passa le cose. Mister, questa tosse perché urla per 90 minuti, vive la partita come se fosse in campo, sarà questa carica che ha risollevato il Casale in Contrada, che da quando è entrato in panchina l'ha portata su, fuori dalla zona calda, sì, appena fuori. Fa parte del mio carattere, io non riesco a essere passivo, seduto in panchina e non dire nulla. Chiedo scusa, ma sono uno che cerca di trascinare i giocatori, sono tanti ragazzi che ho allenato anche in passato, la società mi ha dato la possibilità di aggiustarmi la squadra a dicembre con giocatori che conosco bene da diverso tempo. E quindi niente, dai, alla fine stiamo facendo bene e i ragazzi hanno grande entusiasmo e grande voglia. Mister, la lasciamo che deve rientrare a casa, grazie per la disponibilità, complimenti ancora per la partita.